Mi trovo all'Hotel Paestos di Pestum in occasione della cena verde organizzata dal titolare dell'Hotel Paestos, dallo chef Franco Marino, per sostenere il progetto Un Hospice per Eboli. Innanzitutto buonasera, sono onorato e orgoglioso di partecipare a queste serate. Per fortuna per me non è la prima volta perché partecipo spesso a queste serate quando ho la possibilità di farlo. Cerco sempre di dare il contributo, in questo caso lo do cucinando, che non è poco, voglio dire. È un lavoro per me normalmente, ma qua è ancora di più una passione ed è un piacere farlo, veramente. Cena verde, verde perché è il colore della solidarietà, in realtà non c'entra con gli ingredienti in questo caso della cena, però abbiamo fatto un aperitivo di benvenuto con varie cose semplici da stuzzicare, poi c'è un antipasto che è una terrina di carni bianche di pollo e tacchino con zucca e parmigiano, poi abbiamo un pacchero con un ragù di vitello tagliato al coltello e provola di Pestum affumicata. E poi abbiamo la guancia con una crema di patate e un dolce che è cioccolato e arancia. Sicuramente è una manifestazione per raccogliere fondi questa sera per un progetto sperimentale che si chiama iCare, una rete per il caregiver, praticamente per il familiare che assiste continuativamente il malato che non può più guarire. Siamo riusciti a lanciare questo progetto e ad attivare quella che è la rete perché abbiamo cominciato con le nostre due associazioni, un Hospice per Eboli, Roberto Cuomo Onlus, che pure ha sede a Eboli, a stabilire un rapporto di collaborazione per come dire, creare questa rete e formare degli operatori che affianchino e aiutino i familiari nel loro duro lavoro quotidiano di assistenza al malato terminale. Siamo contentissimi questa sera di poter ospitare questa nobilissima iniziativa. Ringrazio naturalmente Corrado Marino che ci ha dato la possibilità di essere qui questa sera e soprattutto voglio ringraziare le associazioni presenti qui perché con il loro lavoro danno un grande supporto morale alle famiglie delle persone ammalate. Sì, insieme con un Hospice per Eboli ci siamo uniti per fare insomma, come diceva Armando, il caregiver insieme e così poter aiutare con molto più, insomma, molto più ampio spazio a ventaglio, insomma, come dire.